Presidente, infatti si sta lavorando tanto sulla valorizzazione e la tutela delle risorse a partire anche dall'emergenza cinghiali di cui tanto si è parlato proprio presso l'ente parco ultimamente. Una delle emergenze era proprio quella, una delle difficoltà, delle criticità era rappresentata proprio dal rischio che oggi rappresentano i cinghiali, dei danni che provocano, ma noi siamo dalla stessa parte, rispetto a quegli agricoltori o rispetto a quelle famiglie che subiscono dei danni e mettono a rischio i sacrifici di un anno intero magari. Ma siamo dalla stessa parte, proprio perché quel patrimonio ambientale, quel patrimonio legato alla biodiversità, quel patrimonio legato al paesaggio, se viene distrutto determina un danno per il territorio. E siamo dalla stessa parte perché oggi gli agricoltori rappresentano un momento di straordinaria importanza. I miei nonni erano agricoltori, io ho grande rispetto per la tradizione contadina e del mondo dell'agricoltura, proprio perché per un fatto proprio affettivo, per il legame che mi lega ai miei nonni. Quindi è chiaro che quando c'è un grido di aiuto che viene da quel mondo noi abbiamo il dovere di rispondere, e come parco abbiamo messo in campo un'azione di selecontrollo che avviene tutto l'anno, cioè l'abbattimento selecontrollato dei cinghiali all'interno del parco avviene dal 1 gennaio al 31 dicembre, stiamo mettendo in campo l'azione legata alla filiera dei cinghiali, partiranno adesso i primi centri di cattura. Beh, devo dire, quello che è nelle nostre competenze stiamo cercando di farlo, e oggi mi fa piacere che anche da una parte, grazie a un tavolo che abbiamo costituito in prefettura, grazie alla sensibilità del nostro prefetto di Salerno, sono partite anche una serie di azioni che vanno oltre il confine del parco, perché qual era il paradosso? Se l'abbattimento selecontrollato si verificava solo all'interno del parco, questo non risolveva il problema. Allora oggi, grazie ad un intervento che ha fatto la giunta regionale, che noi chiaramente ringraziamo, che più volte devo dire abbiamo chiesto, abbiamo la possibilità di avere un'azione di abbattimento selecontrollato anche al di fuori del territorio del parco. Quindi coordinamento, sinergia, e soprattutto andiamo ad armonizzare le azioni sia all'interno che al di fuori del parco, e quando c'è un'emergenza noi dobbiamo rispondere in questo modo, e le istituzioni stanno rispondendo in questo modo. Poi certo, non abbiamo la bacchetta magica e i cinghiali non spariranno, non è che faremo sparire tutti i cinghiali, però dobbiamo oggi limitare una problematica che purtroppo non è soltanto, non riguarda soltanto la provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Valle Alburni, ma è una problematica che, come vediamo dalle cronache quotidiane, riguarda l'Italia intera. Quindi c'è un'emergenza nazionale, non a caso noi abbiamo chiesto l'intervento del governo, l'intervento appunto nazionale, perché bisogna mettere in campo delle misure straordinarie per arginare un problema che sta rappresentando una criticità in diversi posti italiani e sta mettendo in difficoltà tante famiglie e tanti imprenditori, tanti piccoli imprenditori che oggi investono i propri soldi ma che poi si vedono distrutto il patrimonio che hanno investito. Nell'ambito della giornata contro la violenza sulle donne si è svolto sabato 23 novembre un incontro presso l'auditorium di Altavilla Silentina. Hanno partecipato all'evento il sindaco Antonio Marra, gran parte dell'amministrazione comunale, una delegazione del Reggimento Garibaldi di Persano e una rappresentanza di ragazzi dell'Istituto Comprensivo. L'incontro è stato moderato dalla giornalista Milva Carrozza. Siamo qui oggi per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne. Questo convegno è stato fortemente voluto soprattutto dalla parte rosa di questa amministrazione, poiché si tratta di un problema tangibile e che viviamo nel quotidiano. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le coscienze e di porre un'attenzione maggiore su questo problema che nel quotidiano vediamo noi stessi, e soprattutto di sottolineare quanto le istituzioni siano presenti nella nostra società attraverso le case rifugio, i centri antiviolenza, con il telefono rosa. Chi è vittima di violenza può far sentire la sua voce ed è supportato e sostenuto sia dalle istituzioni ma anche da professionisti quali psicologi e sociologi.
Dobbiamo far sì che le donne vittime di violenza, le ragazze, le figlie, le sorelle, non debbano sentirsi abbandonate, per cui per qualsiasi problema ovviamente bisogna rivolgersi sempre alle forze dell'ordine. Voglio sottolineare che da quando noi siamo stati elette come amministrazione, essendo presenti in consiglio 5 donne, abbiamo sempre sottolineato e quindi abbiamo celebrato ovviamente la giornata del 25 novembre, proprio perché abbiamo forse una sensibilità maggiore rispetto ai nostri colleghi, ma poi perché ovviamente bisogna ricordare che la violenza contro le donne non deve esserci nessun giorno, né il 25 novembre né gli altri 364 giorni. Se sei una donna forte, proteggiti dalle bestie che vorranno nutrirsi del tuo cuore. Usano tutti i travestimenti del carnevale della terra. Si vestono da sensi di colpa, da opportunità, da prezzi che si devono pagare. Non per illuminarsi con il tuo fuoco, ma per spegnere la passione, l'erudizione delle tue fantasie. Non perdere l'empatia, ma temi tutto ciò che ti porta a negarti la parola, a nascondere chi sei, ciò che ti obbliga a essere remissiva e ti promette un regno terrestre in cambio di un sorriso compiacente. C'è ancora tanto bisogno di sensibilizzare contro la violenza di genere. Ci ha pensato l'associazione Liberamente Donne Rocca d'Aspide, presieduta da Elisa Coviello, che ha deciso di installare in Piazza De Marco una panchina rossa. Sì, anche noi come associazione abbiamo voluto partecipare alle tante campagne di sensibilizzazione in onore del 25 novembre, quindi la giornata mondiale contro la violenza di genere, la violenza contro le donne. Il progetto della panchina rossa nasce qualche anno fa, dopo l'istituzione di questa giornata mondiale voluta dall'ONU, e da lì anche noi abbiamo voluto decorare una panchina già esistente con un qualcosa che raffigurasse il nostro no alla violenza sulle donne. Data la tematica così attuale come quella della Mima, la ragazza cilena uccisa qualche giorno fa, la pittrice che ha decorato la panchina, la signora Nera D'Auto, ha ritenuto opportuno dedicare a lei questa panchina, quindi a questa bellissima donna che ha deciso di ribellarsi ad un sistema governativo che di rispetto per le donne ne ha ben poche e perciò l'ha portata poi alla morte. E grazie all'associazione Liberamente Donne, in concerto con l'amministrazione comunale di Rocca d'Aspide e con il piano di zona, si può dire che da oggi anche Rocca d'Aspide ha il suo monumento contro la violenza sulle donne. Sì, il progetto della panchina rossa è nata insieme alla nostra associazione 3 anni fa. Negli anni scorsi abbiamo alternato dei convegni con professionisti, arrivando poi l'anno scorso ad avere qui a Rocca d'Aspide la signora Filomena Lamberti, quindi le sue testimonianze che ci hanno insegnato tanto sulla forza di reagire, di far valere il proprio essere, la propria libertà. E quest'anno poi raggiungendo la panchina, tanto è stato l'aiuto da parte delle mie ragazze, delle mie socie, di cui sono sempre più orgogliosa e grata, perché senza il loro aiuto non si potrebbe realizzare tutto ciò che annualmente realizziamo. Successivamente anche il comune di Rocca d'Aspide ha accettato subito di aiutarci lì dove possibile con la decorazione di questa panchina, aiutati poi anche dall'assessorato alle pari opportunità retti dalla dottoressa Francesca Mauro e dal piano di zona S7 che con grande orgoglio abbiamo qui a Rocca d'Aspide. E verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella.
La BCC di Acquara ha un unico obiettivo: fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Cocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campagna, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio. Sulle colline di Paestum, Green Park Eventi Bio, Wedding Sensorial Experience. Direttore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, Ugo Picarelli, un appuntamento importante, internazionale, di ampio spessore culturale e poi possiamo dire storico, perché questa è la 22esima edizione. Sì, 22esima edizione, un appuntamento unico al mondo, quest'anno due iniziative straordinarie, l'audizione pubblica su turismo e cultura del Comitato Economico Sociale Europeo e la delegazione culturale cinese più numerosa mai avuta in Italia. Avere Paestum ospitato queste due iniziative è motivo di orgoglio, sia perché la delegazione culturale cinese mette in condizioni di stabilire delle relationship con quello che è il paese che naturalmente determinerà l'economia mondiale a livello turistico, perché i flussi dei suoi viaggiatori sono così cospicui che andranno certamente a dare importanza alle destinazioni che sceglieranno. E anche questa collaborazione sul piano culturale che vede gli istituti di cultura, i parchi archeologici della Cina avere un'occasione di opportunità e di scambio col parco archeologico di Paestum, questo è estremamente importante per un futuro quanto più ravvicinato possibile, per fare in modo che tanti studenti dei siti UNESCO appunto cinesi possano visitare Paestum e anche soggiornare qui per motivi di studio e di approfondimento. Sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, sindaco, ancora una volta questa terra apre le sue porte ad un evento d'eccezione, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Sì, 22esima edizione, un nuovo successo, un evento che è cresciuto, già stiamo pensando alla prossima edizione, ma un successo perché c'è stato un impegno corale. Il territorio, la regione, vari enti, Ugo Picarelli che si è superato per l'impegno, la passione, la dedizione, anche la città di Capaccio Paestum ha partecipato con grande slancio ed entusiasmo, ma siamo già pronti per la prossima edizione, vogliamo fare molto di più, questo è un evento che deve crescere perché aiuta il territorio, hanno partecipato 25 paesi ma vogliamo fare molto di più, questo è un evento internazionale ormai, unico al mondo. L'archeologia credo che sia davvero l'occasione, una leva formidabile per il turismo, per la cultura, per la crescita, per il lavoro, per le attività turistiche e per questo territorio che è ricco, che contiene davvero in particolare per i luoghi della Magna Grecia, un'archeologia importante. E per la città di Capaccio Paestum, per Velia, per il Parco Nazionale del Cilento, per la Campania in particolare. Quindi uno sforzo che dobbiamo ancora completare, compiere e dobbiamo mettere passione, impegno, competenza di cui siamo capaci al massimo e perciò siamo davvero entusiasti di questa edizione, ma soprattutto per quello che ancora vogliamo fare. I will be.
Luigi Pilato, salernitano, classe 1965, inizia la sua vita artistica solo nel 2012, ma da quell'anno in poi è un vero susseguirsi di esposizioni, partecipazioni a mostre d'arte, e oggi siamo presso la Life Art Gallery di Battipaglia per vedere le sue opere che resteranno qui fino al 30 novembre. Sì, fino al 30 novembre è possibile visitare questa mostra in queste bellissime sale della Life Art Gallery a Battipaglia, e io presento, ecco, un'anteprima che è quella dei miei dipinti fatti su materiale riciclato, principalmente il pane che è un inedito, non c'è nessuno che lo faccia, o almeno io non ho trovato nessuno che lo faccia, e ho provato questa tipologia di pittura con un lavoro molto molto certosino. In effetti, per creare la struttura adatta per poi dipingere si impiega circa un 3 mesi di preparazione solo del prodotto. Infatti la sua arte è davvero singolare, stiamo vedendo come lei riesca a riutilizzare il pane non più utilizzabile, appunto, per creare delle vere e proprie opere, ma anche altri materiali di riciclo. Certo, diciamo il pane è l'ultima mia creazione, ma dopo la tela io sono partito con delle strutture particolari che noi utilizziamo per altri usi. E praticamente, ecco perché la mia mostra è Metamorfosi, come modificare diciamo queste strutture in qualcosa di artistico, e parlo del cartone, che non sono il primo a farlo, però ecco, applicare poi sul cartone il sacco delle patate non l'aiuta artistica, le cassette della frutta utilizzate, cassette sporche, utilizzare quei colori che naturali del legno per rendere un'opera unica. È anche un modo per lasciare un messaggio importante? Sicuramente nel mio piccolo ho cercato di dare una mano a questo mondo, certo è un piccolo sassolino buttato in uno stagno, però ecco, con un po' di inventiva e qualche cosa riusciamo a farla anche noi artisti, e quindi a lanciare questo messaggio di guardare e vedere le cose che di solito noi usa e getta, che potrebbero essere ancora riutilizzate. Tante chiavi di lettura per le sue opere, e poi ce ne sono alcune che rappresentano artisti di fama internazionale. Sì, ecco, forse era il motivo più semplice per arrivare direttamente al cuore delle persone. Fare dei visi di alcune icone, fare il loro corpo in alcuni film, come per esempio Aldo Fabrizi nel film Roma Città Aperta, rappresentarli con questi materiali da riciclo, era un messaggio più immediato da dare alle persone attraverso, sfruttando la loro popolarità. Direttore commerciale della Life Art Gallery di Battipaglia, Tommaso Prisco, questa è l'ennesima mostra che ospita questa galleria d'eccezione. Sì, noi ci adoperiamo per gli artisti, questa è l'ennesima mostra che abbiamo dedicato all'artista Pilato. La mostra è aperta fino al giorno 30, aperta al pubblico per chi vuole visitare e ammirare le opere di Luigi Pilato, che è un artista che lavora su materiale di risulta, su cartoni rigenerati. È un artista valido che noi ce l'abbiamo in galleria da un anno, ha fatto un percorso stratosferico. Oggi l'artista è affermato, un artista di Salerno soprattutto, che noi onoriamo, e la galleria lo onora e lo porta a un livello alto che merita l'artista. La Life Art Gallery di Battipaglia rimane un punto di riferimento per artisti e non solo, anche dopo il successo del progetto MAG. Sicuramente rimarrà un punto di riferimento del progetto MAG e degli artisti. Puntiamo soprattutto sulle nuove levi, nuove emergenti, che il futuro è questo, riguarda investimenti ai collezionisti, oggi si affacciano tutti sulle nuove leve.
eterna dea, inesausta fonte di germinale essenza. A te canto, dea dalle belle chiome, fiore mirabile, spettacolo prodigioso di fragranti profumi che invadono terra e cielo. Tu, figlia di dei, apportatrice di messe, stringi al tuo candido seno odoroso d'incenso il genere umano e a lui offri gioia e conforto. Fermati, fermati. Lascia che noi ci inchiniamo ai tuoi piedi. Fermati, fermati. Lascia che l'uomo capisca che senza di te alcun seme germoglia, nessun essere vive, nessuna donna potrà generare. Tu, dea sapiente, dea veneranda, latrice di vita, tu, dea dal tepore profondo, taciuto nel ventre amica delle donne e complice della luna, tu, feconda di messi e di buoni pensieri, accogli. Dea mater, mater dea, le nostre preghiere, incita i cavalli del carro del sole a percorrere il cielo, invita la pioggia a cadere e non... È ormai diventata una consuetudine molto attesa la visita guidata presso il palazzo della Real Caccia di Persano. L'invito a corte, dal titolo Alla scoperta del tesoro dell'amata terra, è stato proposto dall'associazione Persano nel cuore e ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attentissimo che si è lasciato guidare alla scoperta del sito reale dalla voce esperta e appassionata della storica Nadia Parlante. La rievocazione puntuale degli avvenimenti e dei fasti del sito di caccia più amato dei Borbone di Napoli, oltre alle vicende più singolari e avvincenti dei personaggi dell'epoca, hanno creato un'atmosfera davvero magica, completata dallo spettacolo musicale proposto dai bravissimi cantori di San Lorenzo, svoltosi nei saloni alla presenza del colonnello Stefano Capriglione e delle autorità militari e civili. Thank you.